buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. Sciolto il nodo rimpasto al comune di Bari, il sindaco Michele Emiliano ha firmato per la nomina dei nuovi assessori. Deleghe tutte al femminile per colmare l'assenza delle quote rosa nell'esecutivo. Maria Mogeri, area ambientalista del PD, superate le barricate iniziali del suo stesso partito, torna a fare l'assessore all'ambiente. Mara Giampaolo invece ha ricevuto le deleghe al decentramento, occupando così la casella lasciata vuota dopo le dimissioni di Annabella De Gennaro e al contenzioso del suo collega di partito Lino Pasculli. Infine all'ERP Rosaria Gallucci, che prende il posto del dimissionario Geni Palmiotti. E questa mattina concerto di protesta dei dipendenti della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli, che chiedono lumi al neo commissario sul loro futuro. Vediamo il servizio. Questa è l'unica musica che le pareti del Teatro Petruzzelli sentiranno quest'oggi. Note forti, note di protesta, volume al massimo, come le grida dei dipendenti della fondazione cui i contratti scadono oggi e che non sanno quale futuro li aspetta. Chiedono un incontro immediato col nuovo commissario per avere chiarezza, per avere speranza, ma Carlo Fuortes è da ieri, cioè da quando è a Bari, alle prese con numeri e conti, blindatissimo nella sede della fondazione in via Putignani, per tracciare un quadro della situazione in cui versa il Politeama barese prima di sbilanciarsi in dichiarazioni di ogni genere. Siamo in protesta. Rimarremo all'interno del teatro fino a quando non avremo una risposta e non ci sarà un confronto con la sigla sindacale, la CGIL. Voi tra l'altro avete chiesto un incontro proprio con il nuovo commissario per sapere insomma qual è il vostro futuro. Sì, è stato richiesto ieri sera appena è arrivato e al momento non abbiamo ricevuto risposta. Attendiamo di poterlo incontrare, siamo fiduciosi che le cose si possano aggiustare e che perlomeno tra oggi e domani si possano ricevere gli stipendi e progredire nella questione dei contratti. Erano in centinaia questa mattina davanti il teatro, tutti con magliette rosse con la scritta Io Petruzzelli, le stesse che indossano da quando sono in assemblea permanente. Ieri le rassicurazioni del ministro Ornaghi, che ha promesso particolare attenzione nei confronti dei lavoratori, ma loro vogliono un incontro vis-à-vis, vogliono sentire con le proprie orecchie quali saranno le prossime mosse. Non rimane che attendere quindi che il neo commissario Fuortes sciolga ogni riserva, illustrando ad esempio se riterrà opportuno essere affiancato da un sovrintendente. Questa mattina per lui anche un incontro con il sindaco Michele Emiliano, un momento per conoscersi e forse per delineare insieme un percorso. E proprio poco fa il neo commissario ha annunciato che incontrerà questo pomeriggio alle 18.30 il sindacato dei lavoratori. Ma andiamo avanti con il nostro telegiornale. 200.000 euro in arrivo per il mercato ortofrutticolo di via Caracciolo. Questa mattina il sopralluogo dell'assessore comunale ai lavori pubblici Marco Lacarra. Vediamo. Due contabilità diverse, il rischio di vendere al dettaglio creando concorrenza ai grossisti propri clienti. Box sottodimensionati, una struttura fatiscente che mal si presta alle nuove tecnologie, alle regole base della logistica commerciale e l'impossibilità di rimanere aperti il pomeriggio, troppo costoso per le esigue casse comunali. Abbiamo perso anche i compratori provenienti dalla Grecia perché disponibili solo dopo pranzo, ora preferiscono proseguire fino a Fasano. Questo è stato il commento di uno di loro. Non conviene davvero ai commercianti del mercato ortofrutticolo di via Caracciolo continuare ad operare in questa struttura. Nonostante le uniche somme da versare al comune siano quelle per le concessioni, somme che variano a seconda della grandezza degli spazi. In realtà una grande spaccatura si è creata proprio in seno al gruppo di venditori. C'è chi incurante di tutto vuole rimanere, ma sono tanti invece coloro che vogliono trasferirsi nella struttura mercatale di Mungivacca. Intanto questa mattina il sopralluogo dell'assessore comunale ai lavori pubblici, Marco Lacarra. C'è una disponibilità immediata di 200.000 euro che andremo a destinare per lavori di risanamento degli impianti e di una parte dell'asfalto. Naturalmente chiediamo la collaborazione degli operatori perché questi lavori possono servire anche a farli stare meglio, ma anche loro devono avere maggior cura dei luoghi dove si svolge la loro attività. Parte di loro, parlavo con loro poco fa, vorrebbero trasferirsi invece nel mercato Mungivacca. Sì, questa è una ipotesi che come sapete è da tempo all'esame dell'amministrazione ed è in fase di concertazione. E passiamo alla cronaca. Scagliano un bastone contro il parabrezza di un autobus provocando la rottura del vetro, i cui frammenti feriscono al volto l'autista. È accaduto in via dei Ribera al quartiere San Paolo mentre il mezzo era in movimento. Il conducente è stato costretto ad interrompere la corsa ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo dove è stato medicato. Guarirà in 15 giorni. Sul grave episodio sono in corso indagini da parte della polizia.
Protesta della CGIL e della FIOM CGIL Puglia contro l'atteggiamento antisindacale della Magneti Marelli e del gruppo Fiat. Vediamo perché nel servizio di Alessandra Bucci. Una battaglia di democrazia che sbarca anche nelle aule di tribunale è quella ingaggiata dalla CGIL Puglia e FIOM CGIL contro l'applicazione del nuovo contratto firmato Marchionne, che sta determinando anche negli stabilimenti pugliesi del gruppo Fiat l'epurazione delle rappresentanze sindacali, come accaduto alla Magneti Marelli di Bari, dove oggi rappresentanti e delegati del sindacato hanno annunciato il ricorso al tribunale di Bari, come ha spiegato il segretario della FIOM CGIL Puglia Donato Stefanelli. Abbiamo già depositato il 29 al tribunale di Bari. Oggi viene presentato a Foggia e anche a Lecce analogo ricorso per riconquistarci la rappresentanza sindacale di cui abbiamo bisogno e diritto negli stabilimenti Fiat, perché i nostri rappresentanti sindacali sono stati liberamente eletti dai lavoratori. L'iniziativa annuncia lo sciopero nazionale del 9 marzo a Roma contro la democrazia negata e contro l'autoritarismo a partire dalla Fiat, che rischia di minare i diritti costituzionalmente riconosciuti. Marchionne si pone al di sopra della legge. Marchionne non rispetta le leggi di questo paese. Il contratto Fiat è devastante sul piano della tenuta del contratto nazionale di lavoro e peraltro tutto questo in cambio di nulla, se è vero come è vero che per sua affermazione ha dichiarato che dopo Termini Imerese l'Iris Bus di Avellino chiuderà altri due stabilimenti in Italia. Bari Fashion Week si svolgerà dal 27 aprile al 5 maggio alla Settimana Barese della Moda, iniziativa dedicata al mondo delle fashion victim e un modo per rilanciare la pedonalizzazione di Via Argiro. L'ultimo sabato dovrebbe essere dedicato alla Notte Bianca della Moda. Questa mattina la presentazione dell'evento a Palazzo Mincuzzi. E Bari festeggia i 100 anni di Nonna Grazia, donna dalle mille risorse. Danze e buffet nelle sale della casa di riposo Vittorio Emanuele. È andata a conoscerla per noi Cristina Ferrigni. Sei figli, 25 nipoti e pronipoti. È il tesoro che Nonna Grazia è riuscita ad accumulare in un secolo di vita. 100 anni il primo marzo, la nonnina ha festeggiato il suo compleanno in compagnia di parenti, amici e conoscenti nella casa di riposo Vittorio Emanuele di Bari, dove è ospite da 10 anni. Non una centenaria qualunque, Nonna Grazia, che ancora adesso utilizza il cellulare per telefonare ai suoi numerosi parenti, i cui numeri sono inseriti in una rubrica tutt'altro che sintetica. Lei usa anche il telefonino, Nonna Grazia, è vero? È una nonna tecnologica. C'è il telefono, ma è da dove vedi i numeri, perché mi è bastato un po' la vista e i numeri non li vedo. È l'amore per il prossimo il segreto di tanta prosperità che Nonna Grazia ci ha confidato. D'altronde è bastato fermarci un po' in sala per capire quanto affetto la circondi. Auguri, applausi, scatti con cellulari e videocamere per immortalare un traguardo importante e un fascio di fiori per augurare a Nonna Grazia ancora lunga vita. Ringrazio a tutti gli amici, parenti, mi hanno dato questa grande soddisfazione di stare qua con me stasera. Ci può dire il segreto di questa grande prosperità? Qual è il segreto? Niente. Sono d'accordo bene, loro e voglio bene a loro. Lei conosce la Nonna Grazia, che è ospite da 10 anni in questa struttura. Come Inner Wheel, lei è la presidente dell'Inner Wheel, la signora Tonia Carriero. E adesso io come presidente della Fondazione Pro Anziani, veniamo sempre a Natale, a Pasqua, portiamo i regali, veniamo a ballare, veniamo a scherzare. E siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo velato, poco nuvoloso, vento che soffia da nord-ovest con intensità di 9 km orari e temperature comprese tra gli 8 e i 17 gradi. E in chiusura, come di consueto, vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it e radbari.net. Ed è tutto per il nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.